Tra i suoi libri come autore e curatore, Il meccanismo indifferente, La concezione della storia del cinema di Stanley Kubrick, Gli ultimi fuochi, Cinema italiano e mondo contadino del fascismo agli anni 70, Le immagini tradotte, Usi, passaggi, trasformazioni e l'edizione italiana di L'arte di fare film di Victor Oscar Friedman, che è l'ultima tua pubblicazione, con un forte contatto newyorkese, perché queste sono lezioni che Friedberg, se non sbaglio, fece all'università qua su Colonia. Da alcuni anni si occupa anche di relazioni tra cinema e neuroscienze cognitive e nel 2011 ha ottenuto su questo tema una fellowship del Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences a Stanford University, e per Diabasis dirige la collana di cinema e comunicazione Pandora. È anche un grande piacere avere qua Michele Guerra, a parte il fatto che insegna nella stessa università dove mi sono laureato, qui c'è un po' di patriottismo, campanilismo, che è l'Università di Parma, dove anch'io ho studiato cinema, non con i risultati brillanti di Michele, ma ho studiato, ma anche perché è una delle prove che qualcosa nell'università italiana sta cominciando a funzionare, se persone della generazione di Michele, della preparazione di Michele, riescono, come è riuscito lui, ad entrare nell'università. Io lo ringrazio anche perché per me è come avere non solo un amico, ma anche una specie di hyper wiki enciclopedia di tutto quello che riguarda il cinema, per cui le mie domande più disparate su tutti i temi in genere trovano una risposta rapidissima e precisa in quello che Michele dice. Stasera ci parlerà per un cinema dell'uomo, neorealismo, umanesimo e italianità. Ovviamente sapete tutti che il neorealismo è il fenomeno cinematografico italiano più importante, fondativo, autorevole e duraturo, diciamo. E Michele si concentrerà su queste tematiche, su come il neorealismo si fonda su una serie di umanismi presenti nel dibattito intellettuale europeo degli anni 30 e 40, e quello che io gli ho chiesto, un po' come coda a questa conferenza, era di fare un excursus sul cinema contemporaneo. Se voi avrete sentito parlare della definizione di post-neorealista, del cinema regionalista, eccetera. E la mia domanda a Michele, sulla quale mi svilupperà, penso, l'ultima parte del suo intervento, è: quali sono i motivi per cui il cinema del neorealismo negli anni 40-50 parlavano a persone in tutto il mondo senza bisogno di mediazioni, erano di così immediata comprensione di successo straordinario, a volte non sappiamo più in Italia addirittura, che più all'estero che in Italia, e perché il cinema italiano contemporaneo, anche che si rifà questa tradizione, fa così fatica ad uscire dai confini nazionali, tenendo le dita incrociate per il nostro Paolo Sorrentino, la grande bellezza, però spero che 16 anni che un film italiano non era nemmeno nominato come miglior film straniero al nostro. Qui, questi sono i temi sui quali Michele ci intratterrà stasera. Grazie. Grazie Stefano. Sì, sì, funziona, ma forse mi sentite anche se tengo la voce alta. Ringrazio Stefano di avermi invitato, per me è un grande piacere, un grande onore essere qua alla Casa Italiana. Io seguo da lontanissimo tutti gli eventi che si fanno qui, è un punto di riferimento, credo, non solo per la cultura italiana a New York, ma anche molto fuori da New York. Io dico sempre che da noi ci vorrebbe una Casa Italiana in Italia, però forse ci vorrebbe anche un direttore come Stefano, quindi credo che rimarrà tutto un sogno. Però insomma sono veramente molto contento di essere qui e vi ringrazio di essere venuti. Il tema di oggi è il neorealismo. Il neorealismo sembra un argomento abbastanza, anzi molto studiato, molto conosciuto, ma è probabilmente
il tema più complesso e difficile da capire dell'intera storia del cinema italiano. Perché il neorealismo ha una forma strana, non esiste una linea neorealista perfettamente riconoscibile nei tanti autori che hanno fatto film neorealisti, nei tanti sceneggiatori che hanno scritto i film neorealisti e nei tanti teorici che hanno cercato fin da subito di capire quali erano le linee fondamentali di questo movimento. Se voi leggeste i manuali di storia del cinema italiano, quelli che vanno per la maggiore nelle nostre università, voi leggerete che il neorealismo italiano nasce da quello che tutti chiamano un comune sentimento morale. A guerra finita c'è qualcosa a livello proprio di sentimento, di feeling, che accompagna tutti i personaggi che in quel momento stanno facendo cinema e che in qualche modo rappresenta in questa cultura post-resistenziale l'unico vero elemento comune che hanno persone come Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Giuseppe De Santis, Cesare Zavattini, persone che hanno profili biografici, politici e culturali completamente diversi. Già solo la coppia De Sica-Zavattini sarebbe una coppia difficile da spiegare, da capire. Rossellini è lontanissimo da Visconti, e Giuseppe De Santis è lontanissimo da Pietro Germi. Tutti però lavorano in quel momento e hanno in comune, a sentire questi manuali, questo sentimento morale. Non parliamo dello stile. Lo stile neorealista, qual è il tratto stilistico che può accomunare questi film, è altrettanto difficile da capire. È evidente che Roma città aperta è estremamente diverso da Ossessione che l'ha preceduto o dalla Terra trema che lo seguirà, e potrei fare tanti altri esempi. I film di De Santis sono esattamente l'opposto dei film di Vittorio De Sica, però sono tutti film neorealisti. Ecco perché bisogna parlare di neorealismi, perché il neorealismo non si riesce a comprendere sotto un unico comune denominatore. Quello che però io vorrei cercare di fare oggi è cercare di trovarlo, in realtà, questo comune denominatore, e cercare di trovarlo all'interno di una cultura post-bellica europea in cui il tema dell'umanismo è fortissimo, è molto sentito nel dibattito filosofico e attraversa correnti di pensiero tra loro molto lontane, funziona per i marxisti come per i cattolici, come per i fenomenologi, e stranamente prende corpo a livello artistico in questo movimento. Se andiamo a leggere, oggi lo vedremo, gli scritti che accompagnano gli anni del neorealismo, gli scritti teorici sulle riviste, ma anche gli interventi ai convegni, ci saranno due convegni importanti, ne parleremo, uno nel 49 e nel 53, in cui si cercherà di ragionare intorno al neorealismo. Ecco, il tema dell'uomo, il cinema dell'uomo, è la questione che viene fuori maggiormente. Poi, la mia idea, e anche questa la esporrò, è che non si possa attribuire un eccessivo peso filosofico a questi autori neorealisti, perché probabilmente loro non erano nemmeno ben consapevoli della complessità di questo messaggio di cui si facevano in qualche modo portatori. Però è vero che parte della fortuna globale di questo movimento e una delle ragioni per cui il neorealismo riusciva ad avere un tale successo in Italia, in Europa e per esempio negli Stati Uniti e comunque in generale nel mondo, credo si possa ritrovare in questa matrice umanista, come peraltro ha messo in parte in luce anche uno studio recentissimo che citerò, che si chiama Brutal Vision, di uno studioso che è Carl Schoenhuber, che appunto prova anche lui ad approcciare questo movimento da questo punto di vista. L'idea è quindi quella di cercare di capire almeno queste quattro questioni fondamentali attraverso il taglio che vorrei dare. Intanto il fatto che il senso profondo della ricostruzione che il cinema neorealista ha portato in Italia, voi sapete che c'è qualcuno che ha scritto, credo sia Noah Steimaschi, che ha scritto che probabilmente l'Italia è stata ricostruita tanto dagli architetti, tanto dagli ingegneri, ma anche tanto dai registi neorealisti a livello proprio di cultura e non solo. Il senso profondo della ricostruzione neorealista sta in questo tema, e ci sta anche la dialettica che si sviluppa tra l'umano e il sociale, cioè nel momento in cui la società è stata in qualche modo annientata, annichilita, è un momento in cui la società italiana e non solo è sgretolata, è posta di fronte a interrogativi molto pesanti, molto difficili da affrontare, rimane come in una posizione residuale, come residuo, come unico elemento a cui attaccarsi, il concetto forte di umano, rimane l'uomo. Bisogna ripartire da lì,
ripartire dall'uomo nei suoi gesti, nei suoi movimenti, nelle sue parole, nel suo modo di annaspare in qualche misura alla fine della guerra per cercare di capire che cosa ne potrà venire. Sta in questa attenzione sull'uomo il grande ottimismo del messaggio neorealista, un ottimismo che si perderà in tanti film che oggi noi definiamo neo-neorealisti o comunque in qualche modo esteticamente legati al modello neorealista. Poi però io ci vedo anche in questa idea umanistica le possibili ragioni di una periodizzazione. Cioè la mia idea è che il neorealismo, ha detto bene Stefano, è un fenomeno duraturo perché ha steso la sua ombra su molto cinema italiano, però in realtà è un fenomeno moralmente, filosoficamente circoscritto al periodo del dopoguerra, perché era lì che cresceva e funzionava quella matrice di pensiero a cui io farò riferimento. Voi sapete che dare una periodizzazione del neorealismo è difficile. Alcuni dicono che il neorealismo comincia nel 1945, più o meno tutti sono d'accordo a dire che Roma città aperta convenzionalmente può essere l'inizio del neorealismo, e teniamolo. Alcuni dicono finisce nel 1948, il 18 aprile del 1948 ci sono le elezioni, la Democrazia Cristiana le vince, la Democrazia Cristiana per tante ragioni osteggerà il cinema neorealista, e quindi alcuni dicono che il neorealismo già nel 1948 è finito. Evidentemente non è vero, perché ci saranno tanti altri grandi film neorealisti nonostante quel risultato elettorale. Qualcun altro, sempre legandosi al tema democristiano, dice che il neorealismo finisce nel 49, perché nel 49 viene fatta la famosa legge Andreotti, che ancora danneggerebbe quel cinema, favorirebbe il cinema commerciale. Questa è la tesi che ha sposato uno storico del cinema italiano che purtroppo è scomparso, ma è stato molto importante, che è Alberto Farassino, che nel suo libro sul neorealismo usa la periodizzazione 45-49. Poi altri dicono no, la periodizzazione giusta è 45-53, perché nel 53 esce Pane, Amore e Fantasia, che sancisce il definitivo successo di quel filone che viene chiamato neorealismo rosa, che conserva soltanto gli sfondi, gli attori, ma non più quel messaggio forte, dirompente, che era stato i film neorealisti. E poi nel 53 c'è un altro elemento a cui io tengo particolarmente, che è il convegno di Parma, perché a Parma nel dicembre del 53 si tenne il primo convegno sul neorealismo, a cui parteciparono molti dei protagonisti del movimento, e alcuni dicono nell'attimo in cui tu discuti in un convegno quel movimento significa che è finito o che sta per finire, è il momento di tirare le somme. Quindi il 53 potrebbe essere l'anno giusto. Però io credo che ci aiuti in questa periodizzazione anche il fatto che in quei primi anni 50 l'Europa riparte, riparte anche l'Italia, si stanno ricostruendo, la società riprende forza, non c'è più bisogno di interrogare il residuo umano di cui parlavo prima. Viene anche un po' meno gradualmente questa forza dirompente del dibattito sull'umanismo. E quindi anche in questo caso ci verrebbe in aiuto il tema di questa lezione, cioè l'umanismo potrebbe essere anche utile, collocare il neorealismo all'interno di quel dibattito potrebbe essere anche utile per periodizzarlo. In questo io vedo poi le ragioni dell'universalità del messaggio neorealista, che trasversalmente contatta pubblici tra loro anche molto diversi. E vi vedo anche le cause del suo ripiegamento. Nel momento in cui quel messaggio, quegli ideali perdono forza, perché appunto storicamente qualcosa sta cambiando e sta prendendo un'altra forma, ecco che i film neorealisti, che ancora si fanno, diventano meno belli, meno forti, il messaggio è come più vuoto, più usurato, qualcosa non va più. Quando De Sica farà Il tetto nel 1956, un film per tanti versi ancora neorealista a tutti gli effetti, si sentirà che qualcosa gira a vuoto, qualcosa manca, non c'è più quella presa forte sulla realtà che c'era soltanto pochi anni prima. Ecco, quindi questo secondo me sono dei punti fondamentali che, se letti da questa prospettiva, possono rafforzare alcune delle interpretazioni ancora aperte sul fenomeno del neorealismo. Devo anche dire che, e questo a titolo semibiografico, che questo tema dell'umanismo neorealista mi si è parato davanti nel 2009, quindi ormai quasi 5 anni fa, mentre stavo lavorando insieme a uno storico del cinema che è Adriano Aprà, stavo lavorando insieme a lui alla riedizione di un libro che si chiama Dibattito su Rossellini. Questo Dibattito su Rossellini è un volume che contiene le trascrizioni di un dibattito che si tenne a Pisa nel 69, al quale parteciparono una ventina di giovani ragazzi
iperpoliticizzati, sessantottini molto arrabbiati, che rifiutavano il cinema, amavano l'underground, avevano un'idea cinematografica molto forte e in qualche modo antagonistica rispetto al sistema, si trovano a fare questo dibattito e per dibattere, per capire qual è il peso che il cinema ha nella loro vita civile, politica, scelgono Rossellini. Scelta stranissima perché Rossellini è un personaggio un po' scivoloso politicamente, difficile da inserire dentro categorie e soprattutto un regista che era stato rifiutato da una parte della critica italiana e che invece era stato in qualche modo al centro di un atteggiamento quasi mistico da parte di altri critici che si bevevano tutto quello che Rossellini faceva e diceva come un Vangelo. Questi ragazzi però scelgono Rossellini perché? Perché in quel momento loro sentono che l'unico loro vero compagno, l'unico sodale attraverso il quale capire quale può essere la funzione del cinema nella società italiana, siamo nel 69, è Rossellini e sono i suoi film del neorealismo. E perché? Perché sono film che pongono l'attenzione sull'uomo, sull'essere umano. In quel libro, Dibattito su Rossellini, abbiamo chiesto io e Aprà a Goffredo Fofi di scrivere una postfazione, perché Goffredo Fofi in quegli anni era molto anti-rosselliniano e quindi abbiamo chiesto di mettersi in gioco oggi e di scrivere una postfazione in cui rileggesse il dibattito a molti decenni di distanza. E Goffredo Fofi ha scritto in quella postfazione che il dibattito su Rossellini è un documento antropologico oggi che ci restituisce il racconto di anni di eccezionale fiducia nella possibilità di costruire un mondo nuovo, una nuova società, dentro la quale si credeva che il cinema, liberato dalla pesantezza degli apparati e delle tecniche, e soprattutto delle costrizioni che lo vedevano soltanto come merce, potesse dare un contributo centrale di conoscenza e di trasformazione, di liberazione. Sono parole che Fofi scrive pensando appunto a un libro scritto negli anni 60, e sono parole però che se noi le leggiamo oggi sembra che stiamo parlando in realtà di quel cinema neorealista che in quegli anni voleva dare un'idea di trasformazione, di liberazione, ed erano anni di eccezionale fiducia, come in fondo sembra dire Fofi, lo erano anche quelli dopo il 68 per questi ragazzi. E quindi non è un caso che loro scelgano Rossellini. Tenete presente che tra questi ragazzi ci sono delle persone che poi faranno una grande strada nel cinema italiano, sia come critici, Enzo Ungari, Marco Melani, come sceneggiatori, ad esempio Franco Ferrini, alcuni anche come registi, Paolo Benvenuti, quindi sono persone che poi si faranno strada nel cinema. Ecco, nelle loro parole io ero colpito da come tornasse questa attenzione all'umano presente in Rossellini. Enzo Ungari addirittura dice: il cinema di Rossellini è un cinema troppo umano e viscerale che rende difficile ogni approccio razionale. Quindi addirittura è difficile ragionare sul cinema di Rossellini, tant'è la carica umana che ti investe nel momento in cui tu guardi i suoi film. E Alfredo Rossi, un altro dei partecipanti, dice che quello che lo colpisce nel cinema di Rossellini è la disponibilità dell'uomo e del suo corpo che si concreta nella duttilità dello stile cinematografico. Il corpo dell'uomo dà forma allo stile del film. Seguendo l'uomo tu conformi il tuo racconto cinematografico. Questo è l'effetto che dà il cinema di Rossellini a questi ragazzi. Addirittura Franco Ferrini, con una boutade insomma che lascia un po' il tempo che trova, arriva a dire: Rossellini può considerarsi il primo caso di regista uomo, regista trattino uomo, quindi addirittura si arriva a dire questo. Poi però Rossellini arriva nell'ultimo giorno, arriva tra i ragazzi, parla con loro e visto che tutti gli chiedono che cosa significa per lui la parola istintivo, perché in tanti dicono che Rossellini aveva un modo un po' istintivo di fare il regista, Rossellini dice: istintivo significa porsi criticamente nei confronti del quadro generale dell'uomo, vedere nelle sue reali prospettive e prendersi tutti i rischi che una tale operazione comporta. Cioè Rossellini, senza avere ascoltato le giornate precedenti, torna esattamente nel punto in cui quei ragazzi lo cercavano, cioè il quadro generale dell'uomo. Andate lì, cercate lì, guardatelo, osservatelo, filmatelo, prendetevi tutti i rischi che questa cosa comporta e avrete il film che cercate. Ma Rossellini lo sta dicendo nel 69, ma è esattamente quello che lui ha fatto molti anni prima, quando ha cominciato a pensare di fare film neorealisti. Ecco, man mano che il neorealismo cerca di prendere coscienza di sé, questa idea che l'uomo sia in qualche modo la pietra angolare di un discorso
che è rivoluzionario sia sul piano morale che sul piano estetico, prende sempre più piede e in qualche modo, secondo me, si sdoppia. Da una parte abbiamo l'uomo come cellula del racconto e dall'altra abbiamo l'uomo che si pone dialetticamente rispetto a questo racconto. Quindi l'uomo che diventa la misura della narrazione neorealista, la misura addirittura del piano, dell'inquadratura neorealista, tra poco lo vedremo, e dall'altra parte, per usare una bella frase di Zavattini, l'uomo con una macchina da presa della pellicola e qualcosa da dire. Quindi l'uomo deve avere il dovere di scendere in strada e raccontare la storia, ma l'uomo è anche il protagonista, la misura di quella storia. Tant'è che a Parma, nel 1953, Zavattini non apre il convegno, perché in realtà il convegno lo apre Vittorio De Sica, ma fa la seconda relazione e dice che se lui dovesse trovare nel 1953 una formula che in qualche modo sia conclusiva e definitiva per dire che cosa è stato il neorealismo, lui direbbe che il neorealismo è una sconfinata tematica sull'uomo. Quindi, secondo Zavattini, che probabilmente è il più teorico del movimento, noi possiamo spiegare il neorealismo definendolo semplicemente una sconfinata tematica sull'uomo. E però questa idea di ricerca dell'umano, questo focus sull'uomo, naturalmente non è nuovo, non comincia in questi anni, è qualcosa che ha una storia. A partire dal 38 viene pubblicato a puntate quello che poi nel 41 uscirà in volume come Conversazioni in Sicilia di Elio Vittorini. Ed Elio Vittorini, alla prima pagina di quel libro, dice che lui ha un solo terrore, il terrore di credere il genere umano perduto e non aver febbre di fare qualcosa per lui, cioè non preoccuparsi di salvarlo, questo genere umano. Ecco, nel 1967, questi salti temporali sono in realtà utili perché nel 67 siamo esattamente negli stessi anni in cui si sta organizzando il dibattito su Rossellini. Guardate cosa scrive Giancarlo Ferretti, uno dei più attenti critici e letterari italiani, su Rinascita. Scrive a proposito di Conversazioni in Sicilia: sembra quasi che Vittorini scopra qui per la prima volta la dimensione dell'uomo nelle sue membra, parole, gesti, pensieri, come rinato a una nuova vita, guardato con stupore incredulo e ammirato dal protagonista viaggiatore che credeva il genere umano perduto, che è la citazione esatta della prima della frase che sta nella prima pagina del libro. Fa un certo effetto il fatto che Ferretti dica Vittorini scopra qui per la prima volta la dimensione dell'uomo, come se fosse una cosa di cui nessuno si è mai occupato. Ora, noi dobbiamo considerare anche il periodo storico in cui esce quel libro, che è appunto un romanzo della svolta in un momento ancora di imperante cultura fascista. Ma ciò che ci colpisce nella frase di Ferretti in relazione a Vittorini è che l'attenzione all'umano anche qua diventa l'elemento discriminante. Negli stessi anni, sulla rivista Cinema si sta elaborando, a grandi linee, si stanno elaborando quelli che saranno i punti chiave di ciò che diventerà poi il neorealismo italiano. E nel 1941 esce un articolo di Luchino Visconti. Luchino Visconti ne scrive tanti in quel momento, importanti, ma questo ha un titolo che per noi è rivelatore. Si titola Il cinema antropomorfico. Cioè, dice Visconti, se vogliamo fare un cinema nuovo, questo cinema deve avere la forma di uomo, deve essere antropomorfico. E scrive così. Scrive: l'esperienza fatta mi ha soprattutto insegnato che il peso dell'essere umano, la sua presenza, è la sola cosa che veramente colmi il fotogramma, che l'ambiente è da lui creato, dalla sua vivente presenza, e che dalle passioni che lo agitano questo acquista verità e rilievo. Quindi Visconti nel 43 ci sta dicendo questo, che l'uomo sarà la misura del racconto cinematografico neorealista. L'essere umano riempirà l'inquadratura neorealista, creerà l'ambiente, la sua vivente presenza servirà a ricostruire le tappe di quella che poi invece sarà la ricostruzione del paese, e questo è il nuovo modo di fare cinema. Come dire, attenti all'uomo. Questo è il consiglio di Visconti, che del resto sono le parole di Zavattini, sono la poetica del pedinamento di cui parlava Zavattini, che teorizza in quegli anni l'osservazione dell'uomo in quanto uomo, dice Zavattini, che ci permette di aprire gli occhi sopra di lui, di vedercelo di fronte senza favola, senza storia apparente. Cioè Zavattini cerca il rifiuto del racconto, semplicemente l'osservazione dell'uomo, qualcosa che poi in realtà nel neorealismo non accadrà mai, nel senso che la storia ci sarà sempre. Però
nei suoi presupposti teorici, la poetica del pedinamento è una poetica che nega la componente narrativa. Al convegno di Perugia, il convegno di Perugia anticipa di qualche anno quello di Parma, Zavattini dice: ci pare di essere alla vigilia di ritrovare plasticamente il valore originale della nostra immagine. Cioè, un recupero plastico della nostra immagine di uomini attraverso un film, un cinema che restituisce visibilità a questa componente. Quindi cominciamo a vedere che sono tanti i tasselli che incominciano a comporre un puzzle in cui l'attenzione all'umano taglia trasversalmente tutte le posizioni. È interessante che Zavattini dica questo a Perugia, perché il convegno di Perugia era stato organizzato da Umberto Barbaro, che era uno dei più importanti studiosi di film di quel periodo, marxista, molto impegnato nella trasmissione del cinema sovietico in Italia, anche negli anni fascisti. Lui, Blasetti, per esempio, racconta che già nei primi anni 30, negli stabilimenti della Cines a Via Veio, loro, grazie a Umberto Barbaro, vedevano i film sovietici, che poi, per esempio, se voi pensate a un film come 1860 di Blasetti o anche altri, si vede bene che Blasetti ha visto il cinema sovietico. Detto questo, Umberto Barbaro imposta quel convegno secondo una chiave marxista. La sua idea di uomo nuovo è un uomo nuovo inserito all'interno di quel contesto culturale. Esagera anche un po' Barbaro a rileggere oggi gli atti del convegno che sono pubblicati. L'introduzione di Barbaro in alcuni casi sfiora addirittura il ridicolo, tanto è forzata la volontà di infilare tutto dentro l'alveo della critica marxista. Però Barbaro, in un passaggio secondo me fondamentale, si scaglia contro l'umanesimo di Zavattini. Cioè lui dice che non accetta quell'idea di uomo disarmato e indifeso che secondo lui si ritroverebbe in Chiarini, che era un altro famoso critico, ma soprattutto in Zavattini. Barbaro pretende che l'idea nuova di uomo proceda da un'imbeccata marxiana che lui estrapola dal manifesto del Partito Comunista, secondo cui gli uomini della modernità, tenete presente che il convegno di Perugia si intitolava Il cinema o i problemi dell'uomo moderno, secondo cui gli uomini della modernità, secondo Marx e secondo Barbaro, sono finalmente costretti a guardare con occhio disincantato la propria reale condizione e i propri rapporti con i loro simili. Quindi l'uomo di Umberto Barbaro, l'uomo di cui parla Umberto Barbaro in quel convegno, è un uomo nudo, nudo nel senso marxiano del disvelamento, su cui per esempio ha scritto delle pagine bellissime Marshall Berman nel suo libro, il cui titolo americano credo che sia All That Is Solid Melts Into the Air. Il titolo italiano è il concetto della l'esperienza della modernità. Dicevo, un uomo nudo nel senso marxiano del disvelamento, che è una versione in realtà più ideologica e meno malleabile, anche secondo me, di quello che in fondo però stava dicendo in quei stessi anni Zavattini. Loro stanno parlando tutti e due di un uomo nudo, solo che Barbaro lo carica di questo aspetto. In realtà a tutti e due preme una sola cosa: ricostruire attraverso questa figura la relazione uomo-mondo che si è interrotta drammaticamente per gli eventi della Seconda Guerra Mondiale e dei campi di sterminio. In un recente numero di Fata Morgana, una rivista italiana, Roberto De Gaetano scrive una cosa secondo me importante. Dice De Gaetano che il neorealismo coincide con il momento in cui storicamente si cercano di ricostruire i legami tra l'individuo e il mondo che abita, di restaurare una fiducia che sia propria di un'umanità segnata dal bisogno e dalla disponibilità all'incontro. Cioè, ecco che storicamente si aprono delle questioni nuove nelle quali il neorealismo si infila. Anche istintivamente, non è che lo faccia programmaticamente, ognuno lo fa come riesce, come crede, secondo il suo stile, secondo anche le sue tendenze ideologiche e culturali, però ci si infila dentro questa faglia aperta dalla situazione storica che si è venuta a creare. Quello che secondo me rimane evidente è che non potrebbe darsi tutto questo se non all'interno di quel rinnovato interesse intorno all'uomo che è il risultato della guerra finita. Zavattini dice: siamo di fronte al nulla e quindi faremo grandi cose. Nel momento in cui la guerra finisce abbiamo tutto davanti. Questa è la sua idea. E questo è anche il motivo per cui, dicevo prima, il neorealismo è un fenomeno moralmente, filosoficamente collocabile solo lì, che non funzionerà mai più,
non esiste più. Il neorealismo potrà rimanere come vaga traccia estetica o stilistica o come etichetta utile magari a far capire immediatamente a chi legge che quel film ha determinate caratteristiche, ma non è più quel neorealismo lì di cui si parlava in quegli anni, perché non c'è più questa spinta, questa idea molto, è molto particolare. Sempre nel convegno di Parma, Zavattini diceva: il neorealismo è il cinema del contatto, della convivenza, dei rapporti tangibili. Ecco la disponibilità all'incontro di cui parlava De Gaetano. Il neorealismo, dice Zavattini, è attuale. Parola un po' strana, attuale, che però secondo me è significativa, perché da una parte significa moderno, cioè il neorealismo è attuale in quanto ci racconta ciò che sta accadendo, ma il termine attuale contiene anche l'idea del progettuale. C'è una componente di progettualità nel neorealismo, c'è qualcosa che ci aiuterà a costruire il paese che verrà. L'attualità del neorealismo ha questo doppio significato che poi sta nella parola attuale italiana, cioè sia il moderno che il progettuale. Secondo me, questa è una mia interpretazione. Il neorealismo sta dentro un discorso molto più grande di lui, culturalmente, perché le persone che hanno fatto il neorealismo non erano degli intellettuali, o meglio, qualcuno lo era e qualcuno no. Non erano certamente in grado di dibattere all'interno di consessi più alti su questi temi, però in maniera incredibile, quasi senza accorgersene, ce li hanno in qualche modo messi davanti agli occhi, li hanno resi concreti, hanno dato forma ad un dibattito che intorno a loro funzionava su altri livelli, tra poco vedremo anche quali, ma che poi trova corpo nel neorealismo, funziona nel neorealismo in qualche modo. Nonostante appunto l'attenzione sia molto forte rispetto ai temi che vi ho detto, la parola umanesimo e umanismo non si trovano mai negli scritti sul neorealismo. Io l'ho cercata ovviamente e non ho mai trovato un'attenzione diretta su questo obiettivo. C'è molto la parola uomo, segno che quei personaggi hanno ben chiaro qual è l'obiettivo che devono perseguire, ma non ci teorizzano sopra, non cercano di ampliare il discorso. Questo è un altro discorso tipico del neorealismo italiano. Non è un caso che le analisi più acute siano venute poi alcuni anni dopo, però abbastanza in contemporanea, in Francia. E tutti sappiamo che il critico che ha dato una forma al neorealismo dal punto di vista teorico è André Bazin. In Italia il discorso è stato vittima di lotte ideologiche violente, sbagliate, per cui Cattolici da una parte, Aristarco dall'altra, i marxisti con lui. Non si è compreso veramente l'idea neorealista che Bazin, secondo me, ha reso in maniera molto, molto migliore, appoggiandosi a un approccio diverso che era di taglio fenomenologico, ma noi vedremo che anche la fenomenologia ha qualcosa a che fare con questo discorso. Però nonostante queste parole non si trovino mai, quando nel 1973, mi sembra, o comunque negli anni 70, Mario Verdone scrive un piccolo libro che si chiama Il cinema neorealista, che tra l'altro raccoglie le lezioni che lui fece alla New York University, un ciclo di lezioni che tenne alla New York University, Verdone dice: ma insomma, se io dovessi leggere tutti i contributi dei personaggi chiave del neorealismo e da lì trarre una definizione, io direi che il neorealismo è il cinema dell'uomo. Quindi ancora resta forte questa idea, anche se loro in realtà ci ragionano pochissimo sopra, però tutti trattengono esattamente questo aspetto. Però io direi che più che un problema ontologico, cioè la domanda che si pongono i neorealisti non è che cos'è l'uomo o chi è l'uomo, non interessa questo. Loro sono più legati a quella che è l'esortazione contenuta nel film La verità di Zavattini: uomo, vieni fuori, cioè vieni fuori, fatti vedere. È la narrazione neorealista, dipende da questo gesto di uscita. L'uomo esce, offre il proprio corpo, la propria humanitas, quello che gli è rimasto perlomeno, e io credo che in questo gesto di uscire, di prestarsi alla narrazione, stia quel concetto di umanesimo rivoluzionario che teorizza appunto André Bazin. Dice Bazin, in cito l'italiano ovviamente: in un mondo ancora e già ossessionato dal terrore e dall'odio, in cui la realtà non è quasi mai amata per se stessa, ma solo rifiutata o difesa come segno politico, il cinema italiano è il solo a salvare nel seno stesso dell'epoca che dipinge un umanesimo rivoluzionario. Quindi Bazin cosa ci dice? Ci dice:
Viviamo in un momento ancora ossessionato dal terrore e dall'odio, non siamo ancora liberi da quella paura. La realtà non è quasi mai amata per se stessa, dice, ma solo rifiutata o difesa come segno politico. Cioè qui Bazaine sta attaccando la politicizzazione del neorealismo, che in Italia è fortissima, per cui padre Félix Morlion dice il neorealismo è chiaramente un movimento che va inserito nel solco dell'umanesimo cattolico, mentre invece Guido Aristarco e altri dicono il neorealismo è chiaramente un movimento di stampo marxista, tanti registi neorealisti sono legati al Partito Comunista e quindi come tali danno quell'impronta al movimento. In realtà Bazaine dice non è quello il problema. Il cinema italiano, mentre voi state cercando di capire queste cose, ci sta offrendo invece un umanesimo rivoluzionario e salva questo sentimento dell'uomo nel momento in cui dipinge quell'epoca di cui sta parlando. Quindi Bazaine scavalca questo discorso e arriva esattamente dove cerchiamo un po' anche di arrivare noi qua, nel senso che non è importante più ritenere il neorealismo, meglio, è chiaro che è calato all'interno di un dibattito politico che storicamente ha un valore e va studiato, però se lo vogliamo capire dobbiamo fare uno sforzo e mettere come tra parentesi quel dibattito e cercare invece di arrivare un pochino più lontano. Ora, alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono in tanti a interrogarsi su questo concetto di umano. Io prima di passare avanti, e voi sapete per esempio che nel 49 Adorno dirà quella famosa frase: non è più possibile fare poesia dopo i campi di sterminio, dopo i terribili orrori della guerra. In realtà il neorealismo ci dimostra che forse è possibile farlo proprio mettendoci le mani dentro in qualche modo. Ma c'è uno storico italiano che si chiama Nicola Chiaromonte, che è stato un grande pensatore a mio modo di vedere, purtroppo in Italia oggi non si trovano i suoi libri. Se un giovane volesse leggere un libro di Nicola Chiaromonte, o va in biblioteca o non lo trova nemmeno più su Amazon, su eBay. Nicola Chiaromonte scrive questo, ora è raccolto in questo libro, lo scrive nei primi anni 40. Ero tutto occupato da un solo pensiero e quello solo mi importava, che si era giunti all'anno zero dell'uomo, che la storia era insensata e solo ciò che dell'uomo rimaneva fuori dalla storia, esterno, estraneo, imperturbabile al turbine degli eventi, aveva un senso, se tuttavia esisteva. Cioè Chiaromonte dice: io sono assillato da un solo pensiero, che siamo arrivati all'anno zero dell'uomo, di qui più giù non si può andare, da qui si può solo ripartire in qualche modo. La storia non ha un senso, dice Chiaromonte, non ha un senso se siamo arrivati qua, che è un pochino anche il pensiero di cui parlavamo prima. Dice: la cosa che mi interessa è ciò che dell'uomo sta fuori dalla storia, esterno, estraneo. Quindi ecco, dicevo all'inizio, l'uomo come residuo, cioè ripartire dall'umano come residuo di processi storici che lo hanno in qualche modo masticato e un po' sputato lì, cercare di ripartire da quello. Però Chiaromonte dice: se tuttavia esiste, non sa neanche dire se questo residuo umano fuori dalla storia esiste, cioè se c'è del materiale, però anche lui avverte questo discorso. Dicevo prima, il dibattito in Europa. Nel 45, in ottobre, Jean-Paul Sartre tiene una famosa conferenza a Parigi, da cui poi verrà il suo famoso libro L'esistenzialismo è un umanismo, in cui lui, rispondendo anche ad alcune critiche che lo accusavano di nichilismo, cerca invece di riscattare la sua idea esistenzialista proprio focalizzandola sull'attenzione che questa filosofia avrebbe rispetto all'uomo, e usa delle parole che noi abbiamo trovato, per esempio identiche, troveremmo identiche per esempio in Marx. Dice Sartre in quel libro, ci consegna l'idea di uomo nudo, usa anche lui il termine uomo nudo. Franco Volpi, che è un filosofo italiano, per l'uomo di Sartre parla di nudità di fronte al proprio nudo destino, quindi l'uomo nudo di fronte al suo destino nudo, cioè come dire fuori dalla storia, no? La nudità della storia in qualche modo. E dice Sartre: l'uomo deve ritrovare se stesso e ritrovarsi nell'insieme dei suoi atti, in niente altro che la sua vita. Ecco, se noi ripensiamo a quella frase di Fortini rispetto a Vittorini, Fortini diceva: per la prima volta riscopriamo la dimensione dell'uomo nelle sue parole, nei suoi gesti, nei suoi atti. E qui Sartre dice: l'uomo deve ritrovarsi nell'insieme dei suoi atti, in niente altro che la sua vita così com'è, quella che in fondo
in quegli stessi anni, lui scrive nel 45, i registi neorali stavano cercando di filmare, cioè loro volevano filmare niente altro che gli atti dell'uomo, niente altro che la sua vita, fuori da una storia che naturalmente però entrava da tutte le parti, perché è evidente che se tu giri Shusha non puoi evitare che la storia entri da ogni angolo del film. E quindi il discorso di Chiaromonte è interessante se pensate in relazione al neorealismo. Ok, torniamo al grado zero dell'uomo, ma l'uomo esiste fuori dalla storia? La risposta è chiaramente no. I film neorealisti sono film profondamente storici da questo punto di vista. L'anno dopo, quasi in risposta al libro di Sartre, un altro grande filosofo, Martin Heidegger, scrive Lettera sull'umanismo, in risposta a una lettera che gli era arrivata da Jean Beaufret, un suo amico francese, nel 1946, in cui gli si domandava: è ancora possibile trovare un senso o ridare un senso alla parola umanismo? Questo era quello che nel 1946 Beaufret scriveva a Heidegger, che tra l'altro aveva una storia personale piuttosto, insomma, interessante rispetto ai disastri che erano successi. Heidegger risponde scrivendo quel libro. Cioè, in quel momento anche lui, da una prospettiva più fenomenologica e non esistenzialista, risponde con Sartre, dialoga a distanza, ma in quel momento è il tema dell'umano che li accomuna. Quindi quello che intendo dire, non è che possiamo spingerci molto oltre, però ad esempio se uno legge la prima pagina di un altro libro di un filosofo francese che è Merleau-Ponty, sempre di quegli anni, Fenomenologia della percezione, pure lì l'attenzione alla fatticità dell'umano sta nella prima pagina del libro, in cui Merleau-Ponty cerca di mischiare esistenzialismo e fenomenologia. Quindi tutti in realtà stanno cercando di dare una risposta a questo tema, al tema dell'uomo. A guerra finita tutti ci provano. E esistenzialismo e fenomenologia in qualche modo dialogano su questo tema. Io non penso che nessuno delle persone che lavorava in quel momento in cinema italiano avesse letto quegli autori o in qualche modo fosse a conoscenza di questo dibattito. Non credo che li avesse letti nemmeno Barbaro, nemmeno Visconti, senz'altro ne avevano letti Zavattini o Peppe De Santis o Lizzani o Pandolfi, tutti quelli che in quel momento parlavano di queste cose. Però è evidente che loro riescono a entrare nel dibattito a loro maniera, gli danno una forma, ci sono dentro, cioè il neorealismo è una parte di quella cultura della crisi europea. E lo dice benissimo un critico e anche sceneggiatore, che è Brunello Rondi, che però in un libro che nessuno cita mai, ma che è molto bello, che si chiama Cinema e realtà, scritto nel 57, Brunello Rondi dice questa frase. Dice: il neorealismo cinematografico è l'espressione della storia del cinema più vicina alle istanze profonde della crisi della cultura europea e la meno portata a subirla come riflesso. Il neorealismo contiene un pensiero implicito che può rinnovare la cultura del suo tempo. Quindi Brunello Rondi, anche se lo scrive diversi anni dopo, dice che il neorealismo addirittura è l'espressione della storia del cinema più vicina alle istanze profonde della crisi della cultura europea, di cui più o meno abbiamo detto qualcosa, ma soprattutto non la subisce come riflesso. La esprime ma non la subisce, cioè in qualche modo le dà una forma positiva, attiva, ottimista. Contiene addirittura un pensiero, secondo Rondi, che può arrivare a rinnovare la cultura del proprio tempo. Quindi riconosce al neorealismo un valore morale, filosofico, positivo per la cultura del proprio tempo, soprattutto intimamente legato a quelle istanze profonde della crisi che erano espresse benissimo sia nei testi di Sartre che di Heidegger, ma anche per esempio nel ripensamento marxista che aveva in quel momento una grossa influenza sulla critica italiana, su Umberto Barbaro, che però già stava un po', diciamo, abbandonando l'avanguardia della critica cinematografica, perché in quel momento il posto gliel'aveva preso Guido Aristarco con la rivista Cinema Nuovo e un'idea di critica molto legata al modello lucacciano e così via. La foga di molti a fare del neorealismo un movimento cinematografico umanista non è, secondo me, soltanto il risultato del comune sentimento morale di cui parlavo all'inizio, cioè non è più soltanto quell'idea lì, c'è una cultura della resistenza che ci accomuna a tutti, no, è qualcosa addirittura di più complesso.
è la prova che la sfida proposta dal nuovo umanismo è al centro di tutti i campi, di tutti i settori. È al centro dell'idea marxista di Barbaro, è al centro dei pensieri di Carlo Lizzani, che scrive di queste cose, o di Giuseppe De Santis, che definisce il neorealismo un neoumanismo. In un bellissimo articolo, anche questo raramente citato, ma che è stato riproposto integralmente in francese, in un bellissimo dossier che la rivista Positif ha dedicato l'anno scorso al neorealismo italiano. Oltre che dentro questo filone, l'umanismo è anche al centro delle suggestioni sartriane fenomenologiche che secondo me rendono moderno Cesare Zavattini, anche se lui non lo sa, anche se lui non è pienamente consapevole di quanto è parte di quel dibattito. Però è al centro anche del pensiero cattolico, che è un pensiero fondamentale per la critica neorealista, perché come ha scritto Marco Vanelli, che è uno studioso, dirige la rivista Cabiria ed è uno studio di cinema cattolico, alla fine è chiaro che l'uomo, con la U maiuscola, è Lecce Homo, l'incarnazione contemporanea del servo sofferente. Quindi questa è la lettura cattolica, diciamo, dell'uomo nudo neorealista, no? L'uomo nudo nel senso del Lecce Homo, in qualche modo. L'uomo viene fuori, dice Zavattini. Cattolico è una specie di Lecce Homo, insomma, ognuno gli dà un po' la connotazione che vuole. Félix Morillon, che vi ho citato prima, il padre gesuita che più di tutti cercherà di portare avanti un'idea di cinema neorealista cattolico, dice che il neorealismo è un cinema che ci restituisce la realtà veramente umana, e nei suoi scritti è evidente che la sua è un'idea di umanesimo integrale, quale potrebbe essere quella di Maritain, che aveva scritto quel libro negli anni 30, insomma. Qualche anno fa Carl Schoenhuber ha scritto questo libro che si chiama Brutal Vision, che è un libro che ha avuto poca fortuna in Italia, perché è un libro che ha delle idee in realtà geniali, non è questo il motivo perché ha avuto poca fortuna, ma non cita nessun italiano. Quindi è una cosa che piace pochissimo ai studiosi del neorealismo, perché se voi andate all'indice dei nomi, ad esempio, non è citato Giampiero Brunetta. Fare un libro sul neorealismo e non citare Giampiero Brunetta è strano, perlomeno, insomma. Soprattutto considerando che i suoi libri sono tradotti anche in inglese. Dice però Schoenhuber in questo libro importante, secondo me, che addirittura la relazione uomo-mondo proposta dal neorealismo sarebbe incarnata massimamente dal corpo sofferente, cioè dal fatto che il neorealismo mette in mostra per la prima volta corpi che soffrono. Dice addirittura che la sofferenza di questi corpi mette a dura prova la tenuta dello stile filmico. Cioè sono talmente forti questi corpi in pericolo, questi corpi torturati. Lui ovviamente dedica moltissime pagine a Roma città aperta da questo punto di vista, ma anche ad alcuni episodi di Paisà, che addirittura ne risentirebbe lo stile del film. E lui conia un nuovo termine, un nuovo umanismo. Quindi c'era quello rivoluzionario, c'è quello di Schoenhuber, brutale, in cui dice appunto che l'umanesimo neorealista sarebbe una strana sintesi di violenza e umanitarismo, di addirittura sofferenza spettacolare, cioè una spettacolarizzazione della sofferenza, che un pochino va detta in Roma città aperta, senz'altro oggettivamente c'è. Quindi, arrivati a questo punto, ci siamo resi conto che non è possibile, in realtà, neanche da questa prospettiva, unificare il fenomeno neorealista. Però abbiamo capito che fuori da quel dibattito sull'umanismo è impensabile comprenderlo. E noi riusciamo a risalire a questo dibattito se cerchiamo tra le righe, cerchiamo tra le parole dei protagonisti del neorealismo, cioè se vediamo com'è la loro volontà, quella di cercare a tutti i costi l'uomo, pur muovendosi da prospettive lontanissime e pur non cercando mai di fare un discorso più ampio, cioè di dire ok, interroghiamoci sull'umanismo del neorealismo, su questo strano umanesimo. L'unico che lo prova a fare è appunto Bazin, ma perché è un teorico del cinema che cerca di dare un po' far tornare i conti, di far quadrare il cerchio rispetto a tutti questi interventi così disparati. Se poi noi andiamo a vedere alla fine di tutto qual è l'idea neorealista che più ha resistito all'usura del tempo, non è quella certamente marxista, non è men che meno quella cattolica,
certamente quella più legata alle componenti fenomenologiche che ha espresso bene Zavattini a suo modo, che stanno nella teoria di Bazin, che è stato il grande tramite di questo filone, negli scritti di Amédée Effre, che è un altro teorico francese che si è occupato di queste cose, e che arrivano dritti, proprio, insomma, non proprio dritti dritti, attraverso una serie di passaggi a Gilles Deleuze, alla prima pagina, alla prima parte dell'immagine tempo di Deleuze, in cui lui riprende il neorealismo come cinema attraverso il quale è possibile spiegare il passaggio da quella che lui chiama immagine movimento a quella che lui chiama immagine tempo. Ora non stiamo a farla troppo difficile, certamente non possiamo aprire il paragrafo Deleuze, però le situazioni ottiche pure di cui parla Deleuze, che sarebbero queste situazioni, queste aperture improvvise sulla realtà, sul mondo, fuori da quelle che invece sono state le caratteristiche dell'immagine in movimento che ha fatto molto il cinema classico americano, ecco, è questo il filone, arriva fino a lì, è il più moderno, è quello che ha tenuto, è quello che è rimasto in qualche modo, potremmo dire, più fuori dalla storia, cioè che si è contaminato meno con le grandi ideologie, con le grandi passioni che poi si sono un pochino spente man mano che il tempo passava. Ecco, e però, ispirato dalle domande di Stefano, mentre un mese fa più o meno parlavamo di queste cose, io mi sono chiesto, e oggi ha ancora senso parlare di umanismo? Il neorealismo esiste ancora o non esiste più? Ho fatto una ricerca, in realtà sono anni che la faccio, ogni volta che su una rivista abbastanza scientifica, comunque insomma una rivista riconosciuta, un film viene giudicato neo-neorealista, una parola secondo me abbastanza brutta, me lo segno, questo film è stato giudicato neo-neorealista. Non si sa bene cosa voglia dire neo-neorealista. Vuol dire che c'è un ritorno allo studio della realtà del paese, forse. Sapete che c'è anche avuto grande fortuna in Italia la corrente letteraria, peraltro chiamata in inglese New Italian Realism, quindi si è rifiutato lì il termine italiano, forse per connotarlo in maniera diversa, e che ha avuto una serie di studi molto, come dire, focalizzati soprattutto dopo l'uscita del fortunato romanzo reportage di Roberto Saviano Gomorra. Ecco, mentre mi chiedevo queste cose, dicevo, ma cos'è che rimane del neorealismo? Rimane forse soltanto la forma, soltanto lo stile, soltanto l'idea di tornare a usare un attore non professionista, soltanto l'idea di tornare a girare on location, e quindi rimangono esattamente quei fattori esteriori che quando è uscito il neorealismo rosa negli anni 50 si diceva sono deleteri. Cioè, se voi pensate che il neorealismo sia soltanto un fattore esteriore, voi siete fuori strada, si diceva negli anni 50, per spiegarci che Due soldi di speranza, che aveva attori non professionisti, che era girato on location e che raccontava la vita di povera gente in un paese inventato della campagna, non era un film neorealista. Per quanto fosse un bel film, cioè un bellissimo articolo di Franco Fortini che incomincia dicendo i guai del nostro cinema sono cominciati con questo bel film. Come dire, il film è bello, però ha creato una grande confusione nella mente degli italiani. E però oggi i film neo-neorealisti sono esattamente così. Sono film che mantengono un'esteriorità neorealista ma che perdono proprio questo senso del positivo, della proiezione umanista e in qualche modo anche ottimistica rispetto a una storia da ricostruire. Questa assenza della prospettiva fiduciosa, che viene sostituita da una prospettiva scettica, quindi diciamo fiducia e scetticismo come poli opposti, un dibattito, scetticismo che non esisteva in quegli anni e che oggi invece pervade i film neo-neorealisti, che sono film in genere a parte pessimisti, ma in cui la fiducia manca completamente, sono film che servono a denunciare un'arretratezza, una povertà, uno stato di disagio strepitoso, nuociono anche alla universalità del messaggio. Tanto era forte quell'universalità neorealista, del neorealismo storico, tanto è debole oggi. Sono film che ci raccontano piccole porzioni d'Italia, che sono viste poco anche in Italia, e che in Italia vengono valorizzate perché riescono a ricostruire dal punto di vista geoantropologico delle piccole realtà regionali, ma non riescono più a varcare i confini, non sono più film che interessano fuori dall'Italia. Interessano poco anche da noi, ripeto, e se interessano è perché ti raccontano una storia che tu non conoscevi di una piccola realtà territoriale.
Quindi è questa assenza di universalità che marca la fine del neorealismo oggi, che ti dice che il neorealismo non ha niente a che fare col neorealismo. Nel suo libro sul New Italian Realism in letteratura, Vittorio Spinazzola, che è stato un critico letterario che in passato si è anche occupato di cinema molto acuto, ha scritto questo, no, dov'è? Oddio, non l'ho segnato. Scusate, ve lo leggo. Ha scritto che a leggere i romanzi che fanno parte della corrente del New Italian Realism si osserva l'inaridimento della grande speranza di un cambiamento radicale della vita consociata. Ecco, quello che dice Spinazzola è l'esatto opposto di quello che era il neorealismo. Cioè lui oggi dice il neorealismo oggi, il New Italian Realism, segnala l'inaridimento della grande speranza di un cambiamento della vita consociata, cioè della vita sociale, che è proprio il lato B del messaggio neorealista. Quindi non si toccano quelle due cose. Esteriormente forse sì, ma nel profondo no, qualcosa non funziona. Il mio pensiero è questo. Il neorealismo storico ci lancia un messaggio che è questo, e che è: coraggio, ce la faremo. Questo è il messaggio che i neorealisti dicono agli italiani. Oggi questi dicono: come faremo? Cioè, arrivati qua, cosa facciamo adesso? Siamo questi, no? E quindi sta qui il vero problema dell'universalità del messaggio neorealista, che diceva a tutti: coraggio, ce la faremo, e di un messaggio invece neoneorealista che dice: come facciamo? Ma lo dice a noi e basta, noi italiani. Non sappiamo neanche cosa dire, cosa rispondere. Io qui mi sono segnato alcuni dei film che sono stati negli anni etichettati come neoneorealisti. Li faccio solo passare come carrellata velocissima. Gomorra di Matteo Garrone. Scrivo questa frase perché tempo fa mi è stata mandata da un mio amico, collega, la tesi di una sua laureanda che parlava di Gomorra guardato da una prospettiva neorealista, e il capitolo iniziale si titolava così. Un titolo che mi è subito piaciuto e che metto qui, perché in sostanza l'idea era: tanto era umanista il messaggio del neorealismo, tanto non lo è più questo. Al di là del tema che tratta, evidentemente, ma c'erano film che trattavano temi diversi, ma in qualche modo analoghi anche nel periodo del neorealismo. Attori presi dalla strada, alcuni che poi in maniera molto mediatica finiscono in carcere anche dopo aver fatto Gomorra. Riprese a Scampia, Matteo Garrone che racconta in maniera così, certe volte un po' nebbiosa, ma ti lascia immaginare che ci siano stati contatti diretti con da Camorra per poter girare alcune scene dentro quei quartieri, perché è difficile girare un film a Scampia, come potete immaginare. Quindi questo realismo che ti viene portato davanti in questo modo, ma che è fuori da quel contesto, è fuori da un dibattito che serva a un discorso progressista di quel tipo. Il dono di Michelangelo Frammartino è un film che venne immediatamente, è un grandissimo film, purtroppo poco visto, un film del 2003. Questo è un film neorealista, è un film di un vecchio contadino calabrese che vive solo in questa casa abbandonata. Dov'è quella spinta? Questo è un residuo, ma nel senso negativo del termine, è un residuo della società, è un dimenticato che vive la sua vita, e Frammartino lo segue in questo film, peraltro rigorosissimo e ottimo, ma fuori da quei discorsi. Non ho trovato purtroppo l'aggettivo neo-neorealista sul film Le Quattro Volte di Frammartino, che è un grandissimo film, ma per fortuna nessuno l'ha definito neo-neorealista. Francesco Munzi, Saimir, un altro grande film sulla storia di questo ragazzino albanese che gira un po' in motorino per Roma, un po' alla Fratelli d'Ardenne, ma anche qui il contatto è totalmente esteriore. Saimir è un rifiuto alla società. Saimir non ha speranze di poter in nessun modo far parte di quella vita consociata di cui parla Spinazzola. Non potrebbe mai essere uno Chouchat di De Sica, uno di quei ragazzi che il neorealismo invece ha saputo raccontare così bene, anche se questo pure lui è un ragazzo, un adolescente, insomma. Le Ferie di Licu di Vittorio Moroni, dove addirittura il discorso neorealista si sposta sulla comunità rumena italiana, quindi l'attenzione su un tema che all'epoca non c'era, evidentemente, che viene definito neorealista semplicemente perché lui entra in quella comunità e ce la fa vedere, ce la racconta quasi in maniera documentaria, ma una comunità che non viene in nessun modo in contatto con la società italiana, che non entra in nessun tipo di discorso articolato di questo tipo. Giorgio Diritti, evidentemente, è il più neorealista di tutti.
ha fatto la scuola di Ermanno Olmi. Ermanno Olmi è un regista che è nato nel 1931, quindi una generazione dopo, però è quello che più di tutti ha portato avanti un'idea neorealista, e lui veramente anche umanista, Ermanno Olmi, e in qualche modo anche Diritti, sia nel Vento fa il suo giro, che è il suo primo film, ma poi soprattutto nell'altro, che mi piace il fatto che lo intitoli L'uomo che verrà. In questo uomo che verrà c'è la volontà invece di raccontare un futuro a partire da un episodio di violenza, che però lascia un uomo che verrà e che potrà fare quello che tanto cinema italiano ci ha raccontato. La bocca del lupo di Pietro Marcello, un altro film definito neorealista, è quasi un documentario questo, ma ormai il termine neorealista, vedete, anche questa carrellata ve la voglio proporre per farvi capire come è usurato, come ha poco senso. Leonardo di Costanzo, L'intervallo, storia di due ragazzi napoletani, uno fa il carceriere di queste ragazze, Leonardo di Costanzo ha una storia di documentarista, quindi il suo film è neo-neorealista perché lui è un documentarista in sostanza. Questa è come si accorcia la forbice. E Bellas Mariposas di Salvatore Mereu. Salvatore Mereu è un regista italiano che fa film in situazioni semidisperate, spesso con le scuole, è un grande regista secondo me. E quest'ultimo film, che è un film bellissimo, che se avete occasione vi consiglio di vedere, è un film parlato in dialetto sardo, quindi già per questo neorealista, in Italia funziona così, e racconta però la storia di due ragazze adolescenti che vivono la vita di due ragazze invece che molto più mature, con esperienze di un certo tipo. E infine gli ultimi due che vi cito, perché sono recentissimi, è stato scritto su un quotidiano italiano che il film di Almadante, Via Castiana Bandiera, è un film neorealista. Non lo so, non credo, se l'avete visto credo che sia difficile capire cosa lo possa essere. E poi invece Gianfranco Rosi, Sacro Gra, vince il Leone d'Oro a Venezia. Questo è un discorso quasi da entomologo sulla vita, però che tipo di vita ancora? La vita di persone che vivono completamente fuori dalla società, che sono persone che vivono o in grandi palazzoni e la loro vita è in qualche modo relegata a quel piccolo spazio, soprattutto è relegata in quello spazio lì, nel raccordo anulare, come un anello che anziché includerli li esclude rispetto alla città. E quindi ecco, quando parlavo con Stefano, l'idea di dire proviamo a mettere alla prova questo discorso sull'umanismo rispetto al cinema contemporaneo, la risposta è in qualche modo rafforza la tesi, perché mancando completamente ti fa capire che non esiste in realtà un cinema neo-neorealista, che esistono dei tratti esteriori che però ormai non hanno più niente a che fare con il neorealismo, che hanno per esempio molto più a che fare col cinema del reale, il cinema documentario, che non è naturaliter neorealista, è una cosa molto più complessa. Mio collega e carissimo amico che è Marco Bertozzi, quando sente questa cosa del cinema del reale uguale realtà, impazzisce. Il documentario è un laboratorio di sperimentazione, di linguaggi, non è più semplicemente reale. Quindi ragionare sul contemporaneo credo possa fare bene a questo discorso, in qualche modo credo anche rafforzarlo. Grazie. Grazie mille Michele. Abbiamo tempo per qualche domanda o commento. August. Is English okay? Sure. That's not the question. Hi. Ciao August. Hi. Well, posso provare a dare questa domanda in italiano. Allora, after this excellent speech of yours, I really have to redefine what I thought was neorealism and a very definite bookend of 1945 and another one of 1952. So when you talk about Italian neorealism, is the point of departure 10 films, 50 films, 100 films that you would call Italian neorealist films, just so I can better process everything that came after? Are these really very few films that you would define as Italian neorealist? Io penso questo, ti rispondo in italiano tanto, penso questo, che dentro il neorealismo italiano dipende come lo guardiamo, cioè io credo che tutti i film del neorealismo, e quando dico del neorealismo non intendo neorealisti, intendo film che cadono dentro quel periodo del neorealismo, contengano degli elementi che servono
che in qualche modo che li influenzano. È evidente che il neorealismo di De Santis o di Germi, che è un neorealismo che si intreccia con i generi americani, che è un neorealismo che si intreccia con la comunicazione popolare, che è un neorealismo che guarda molto al pubblico, anche da un punto di vista stilistico, che è un neorealismo pieno di movimenti di macchina, di gru, di carrelli, di uno stile che tu capisci in realtà che non è neorealista, è molto diverso dal neorealismo più, diciamo, di osservazione di De Sica, di Rossellini, o da quello più politico nel senso alto di Visconti. Ci sono diversi, così come io credo però che se noi vediamo i film di Totò di quegli anni, alcuni dei film di Totò girati con Carlo Mattoli, con Mario Mattoli, per Mario Mattoli, troviamo degli elementi neorealisti che tornano in quel discorso. Quindi non saprei dire quanti sono i film neorealisti. Mi sentirei di dire che c'è un periodo del cosiddetto del neorealismo dentro il quale c'erano anche film che non sono per niente neorealisti, questo mi sembra evidente, però all'interno del quale esiste un meccanismo di pensiero che influisce su tutti questi autori. Per cui ti può capitare di cogliere un elemento neorealista anche in un film da cui magari non ti aspetteresti nulla, anche in film minori, penso La vita ricomincia, che è un altro film di Mattoli che io amo molto, con Fosco Giachetti, che ha un inizio che è degno dei migliori film neorealisti del cinema italiano. Penso al Bandito di Alberto Lattuada, film in cui ci sono degli aspetti di grande interesse. Per cui sì, non trovo che sia utile una tassonomia dei film neorealisti da dire sono questi, hanno la patente di film neorealista. Per questo anche nel titolo io... Ah no, guardate, ce l'avevo Spinazzola. ho voluto mettere neorealismi, in questo senso, no? Io credo che il plurale serva a questo, serva a capire quanto è difficile unificare il concetto di neorealismo, anche all'interno dello stesso autore. Studiare la filmografia di De Sica, di Rossellini, anche quella di Visconti, se vogliamo parlare dei tre grandi nomi, o quella di Blasetti, ti mette immediatamente di fronte alla complessità del concetto di neorealismo anche per loro, cioè in qualche modo anche loro sono in difficoltà a gestire questo concetto. Ecco, questa è un po' la mia idea, se ho risposto alla domanda. Professor Cavallo. Grazie. Parlando dei film di oggi, lei ha detto, per fortuna nessuno ha chiamato le quattro volte un film neo-neorealista, però è bellissimo. Allora sono curiosa di sapere come lo colloca. Sì, diciamo, non è che non gli do un'etichetta. Secondo me è un grandissimo film, probabilmente il film più maturo di Fran Martino, che io ritengo essere una delle grandi speranze del cinema italiano di adesso. Però è un film talmente profondo dal punto di vista filosofico e dal punto di vista stilistico anche molto sperimentale, mette lo spettatore in una condizione di contemplazione difficile, rara, quindi ha una consapevolezza molto più alta di quella che aveva il cinema neorealista di sé. Cioè, San Martino ci vuole dare delle sensazioni, ci vuole mettere una condizione di esperienza quasi estatica attraverso scelte di stile molto, molto precise, molto pulite, nitide. E quindi se l'avessero giudicato un film neo-neorealista semplicemente per il fatto che non ha attori, che racconta la realtà così com'è, sarebbe stato veramente uscire di strada. È stato un film talmente alto che non ha portato nessuno, almeno a mia conoscenza, quelli che ho cercato io, a definirlo in questo modo, a dargli un'etichetta. È un film che va oltre. Mentre invece Il Dono, che era il suo primo film, ce l'aveva. Non era un film ancora così maturo, così complesso. Perché Fran Martino è veramente forse una specie di adesso non vorrei esagerare, però una specie di Terrence Malick all'italiana, cioè ha un'idea quasi panteistica, no, della natura che gli sta intorno e di un racconto filmico che te la può in qualche modo restituire attraverso le sue potenzialità e anche i suoi limiti, la macchina ferma, i lunghi piani sequenza, insomma penso questo, non credo che sia in nessun senso un film neorealista. Beh, grazie intanto della veramente interessantissima lezione oggi. E niente, io volevo soffermarmi un secondo su un aspetto che ho trovato molto interessante, che è proprio quello del neorealismo, forse da un punto di vista con un retaggio più cattolico, quello dell'Ecce Homo, quello di rappresentare il corpo martoriato, che ha una lunghissima tradizione visiva in Italia. E tra i film che mi vengono in mente,
C'è un film che Andrea Bazin, fra l'altro, dice un capolavoro nonostante non riesca a sopportare il suo autore, che è il Cristo Proibito di Malaparte, che rappresenta, cioè, non soltanto il corpo martoriato, ma anche il corpo di animali martoriati. E questo magari è un tentativo di andare fuori dalla storia? Cioè, come vedi un film così strano in un panorama del genere? Devo dire che non l'avevo pensato in questi termini, ora che lei lo dice, in effetti sì, è vero, è un film che potrebbe essere letto in questa chiave dell'umanismo brutale, in qualche modo, anche se è un po' fuori. E tra l'altro credo che non sia nemmeno un film troppo analizzato da Schoenhuber, che è l'autore su cui studiamo più su questi temi. Rispetto al tema dell'Ecce Homo, io penso che lì sul neorealismo il discorso sia legato al fatto che la frase dell'Ecce Homo è una frase di Marco Vanelli, quindi non è un discorso per esempio che fa Morlion o che fanno i critici cattolici, è un discorso a posteriori fatto da un critico che dice, leggendo le recensioni cattoliche del tempo, l'attenzione della critica a quel tempo, loro cercano in quei film l'immagine del corpo sofferente, della passione, in qualche modo. In realtà non sono tantissimi film realisti in cui questo aspetto c'è, tant'è vero che poi tutti citano sempre solo Roma città aperta, e alcuni episodi di Paisà, soprattutto l'episodio finale del Po, ma la parte per esempio no, che invece per esempio è un ottimo, sarebbe un ottimo tema. Quindi io personalmente questo tema, chiamiamolo cristologico, nel neorealismo italiano non lo vedo, nel senso che anche in registi che potrebbero a livello di sensibilità avvicinarci, sì, non lo vedo, mentre invece credo che ci sia una spiritualità nel neorealismo che è stata espressa in un altro modo e non attraverso il corpo sofferente o la passione, che è quella per esempio di Rossellini, di Francesco Giullari di Dio, e poi anche nei film successivi che non saranno più neorealisti, nei film con Ingrid Bergman eccetera, in cui c'è un'idea di spiritualità più legata alla povertà di spirito in qualche modo, che diventa una figura dell'effettiva e reale povertà del paese. Questa è l'immagine che c'è nei viene da chiamare i fioretti di San Francesco perché il titolo inglese è quello, però è Francesco Giullari di Dio, in cui i compagni di Francesco sono dei semplici paesani in qualche modo che potrebbero venire fuori da un altro film sul realismo in qualche modo. Quello è un tipo di spiritualità. Sul discorso della lettura, chiamiamola cristologica, attraverso l'uomo come esibizione della sua sofferenza, della sua passione, il mio parere personale è che questo nel neorealismo ci sia poco, è una cosa poco sentita dai registi e che è convincente per come la dice Carl Schoenhuber. Cioè Carl Schoenhuber dice, ci sono dei film, poi largamente solo Roma città aperta, in cui tu assisti veramente a una brutalità e ti chiedi questo, come anche in questo film appena citato, Il Cristo Proibito, cioè perché tanta brutalità, perché Roma città aperta ci mostra tutte queste scene che per il 45 erano scene di violenza estrema, lo sono anche oggi. Io è un film che faccio vedere tutti gli anni ed è un film che ancora oggi le classi studenti, quando sono scene di violenza, sobbalzano, anche se sono abituati a vedere film ben peggiori oggi. Quindi questo sì, letto in quella chiave di umanesimo brutale, secondo me è convincente, è un altro aspetto. Nella chiave forse invece più cattolico-cristologica, secondo me è meno convincente. No, anche io ho trovato molto bello, molto anche convincente la tua ricostruzione del discorso, diciamo, della teoria dell'umanesimo, per modo di dire, anche tu dici che la teoria più implicita che esplicita non è anche umanesimo, però l'uomo è, diciamo, un concetto diffuso. Però io vorrei chiederti cosa succede quando riporti questa, diciamo, visuale coerente dell'umanesimo, che c'era chiaramente, che va dagli anni 30 agli anni 50, c'è Maritain, c'è anche destra, sinistra, cattolici, marxisti, eccetera. Però cosa succede quando metti insieme questa visione coerente con l'ibridismo dei film, che era il tuo punto di partenza? Cioè questi film effettivamente sono molto diversi politicamente, ideologicamente, stilisticamente, no? Quindi ti chiedo se per te l'umanesimo non funziona come una specie di colla, no? Che lega insieme provvisoriamente questi film molto diversi, ma che viene meno, che si sfascia dopo un certo punto, si sfascia un po' sotto, diciamo, l'attacco di critici come Aristarco, anche i critici degli anni 70, quindi l'umanesimo non è un'unità, sono tanti
no? Esatto. Film diversi, ma anche viene meno all'interno dei film stessi, no? Se uno prende Roma città aperta, vabbè, c'è il discorso dell'uomo, no? De Manfredi come Pino, come Don Pietro, sono tutte vittime del fascismo. Sì. No? Però sappiamo benissimo che in quegli anni lì c'erano forti divisioni tra, no, cattolici e marxisti, no? Anche tra il marxismo, cioè, no, i vari indirizzi comunisti, no, socialisti, azionisti, sì, anche marxisti, no? E tra uomini e donne, no? Tra anche omosessuali e eterosessuali, cioè, penso alle divisioni che sono manifeste in quel film, che sono un po' interno al testo del film, che sono un po' camuffati da questo concetto dell'umanesimo, no? All'interno, sì, del film stesso. E questo l'ho visto di molto meglio una critica che è venuta dopo, che non la critica di allora. Cioè, esatto. La critica di allora non ha visto queste differenze, non ha visto, diciamo, l'omofobia del film o rispetto alla donna che c'è implicita nel personaggio di Marina, ad esempio la spia, sì, la spia, sì, la femmina, no? Certo. Non solo perché l'uomo è lesbica. Beh, sì, forse è lesbica, sì, anche, però non è, cioè, l'uomo, come dicono anche i critici negli anni 70, no? Nasconde le differenze, così l'uomo nasconde le differenze uomo-donna, nasconde le differenze di classe, nasconde le differenze di, no, posizione politica. E quindi, no, la mia domanda non è contro la tua tesi, perché è bellissima questa idea, se non è convincentissima l'idea che l'umanismo è quello che lega insieme l'ineralismo. La domanda è che l'ineralismo effettivamente rimane una città, un cinema molto diversificato al suo interno, ma anche, sì, all'interno, sì, dei singoli film. E quindi forse questo concetto dell'umanismo nasconde più di quanto rivela. Devo dire che sono in parte d'accordo con questo discorso, perché non è infatti mia intenzione pensare che l'umanismo sia un po' la cultura che ci permette di dire il neorealismo è questo, cioè l'abbiamo incasellato ed è questo discorso. Anzi, sono proprio i film effettivamente che ti dimostrano quanto il meccanismo sia complesso, perché in molti film c'erano collaboratori che lavoravano anche alla sceneggiatura, 4-5 nomi, registi e produttori che avevano culture completamente diverse, e lo si vede abbastanza analizzando i personaggi, lo studio dei personaggi, gli snodi narrativi, che ci sono anime diverse dentro i film. E questo rimane, ed è secondo me anche il bello del neorealismo, cioè questo suo essere in qualche modo imprendibile, diciamo, da questo punto di vista. Ed è una cosa che effettivamente la critica ha notato dopo. La mia idea, cioè l'idea che sta al centro di questo discorso, è che per capire la fortuna del neorealismo, cioè la sua universalità, e per capire che cosa funzionava all'epoca e non ha funzionato più dopo, serva una ricostruzione del contesto culturale in cui l'attenzione all'uomo, che è però comune ai vari film, pur con queste sfaccettature, cioè tutti i registi, gli sceneggiatori, i teorici di quel periodo ribadiscono la loro volontà di seguire l'uomo, anche se anche dentro un film come Roma, come L'Arte di biciclette, che sembra il più pulito film neorealista, in realtà si annidano una serie di sottotracce molto più complicate. Però l'idea è forse questa linea umanistica potrebbe essere utile per spiegare, uno, la ragione dell'universalità del messaggio, che in quel momento è molto sentito e facilmente accettato, anche al di là dell'analisi, poi della microanalisi sui film, in qualche modo. Quindi uno, questo. Due, il capire perché a un certo punto questo neorealismo improvvisamente non funziona più. E non funziona più nel momento in cui c'è una ripartenza sociale che lo lascia indietro. Cioè in quel momento quel messaggio lì suona vuoto, gira vuoto. E quando, per esempio, i film, citavo il tetto di De Sica, potrebbe citare anche altri, nel 54, 55, 56. Quei film lì, secondo me, sono esemplari, sono molto utili, perché permettono veramente di capire che non è più il momento, c'è un altro discorso. Allora, visto che questo coincide con l'abbandono di un problema legato all'umano, che era ancora un retaggio post-bellico, secondo me potrebbe aiutarci a dire, ok, anche nella periodizzazione la prospettiva dell'umanismo può essere utile. Certamente sono pienamente d'accordo che non si può pensare di avere con questo risolto il problema del neorealismo, che non sarà mai un movimento unitario, perché non era una scuola, non aveva un programma, e quindi non lo potremo unire. Devo anche dire che questa lettura ha un rischio,
che, ed è stato identificato benissimo, cioè quello detto della colla in qualche modo, cioè evidentemente quando c'è una linea poi la si traccia e cerca di incollarci dentro tutto. No, questo non è, adesso probabilmente anche nel tempo del talk magari le cose sono un po' più grossolane, però è una linea che andrebbe ritagliata anche in maniera più sofisticata all'interno dei singoli autori, dei singoli film, per capire cosa c'è di buono, cosa funziona, ma per non dare l'impressione di volere in qualche modo tenere dentro tutto. Ecco, questo no, assolutamente è così. Se non ci sono altre domande, allora ringraziamo Michele per la presentazione. Grazie a voi.